Buonasera, mezzanotte 41 minuti, benvenuti al telegiornale della notte che cominciamo con la politica perché con l'avvicinarsi delle amministrative si fa pesante la polemica sugli 80 euro. Le opposizioni, Grillo in particolare, attaccano il Premier sullo sconto fiscale che ora un beneficiario su 8 dovrebbe restituire. Renzi risponde è una falsità. Il Premier si esprime anche sulla data del referendum e dice spero si voti il 2 ottobre. Se uno prende 1000 euro al mese e gli danno 80 euro, secondo molti dell'opposizione è una mancetta elettorale. Siccome è 2 anni e mezzo che stanno arrivando questi soldi, 2 anni, perché sono arrivati dal giugno o dal maggio del 2014, non è più una mancetta elettorale, è un libro da comprare ai figli, è una cena in più fuori una volta, magari uno se la può permettere se ce la fa. Diciamo così. Allora, questa cosa c'è. Il Presidente del Consiglio in serata su Rai 2 smonta la polemica delle opposizioni sugli 80 euro che alcuni dovranno restituire per motivi fiscali. 10 milioni, aggiunge Renzi, continueranno ad usufruirne. Ma Grillo la pensa diversamente e sul suo blog scrive 1.400.000 italiani devono restituire gli 80 euro. 341.000 di questi hanno un reddito inferiore a 8.000 euro e sono costretti a sborsare la cifra del rimborso in un solo colpo. Lo dice il Ministero, non Beppe Grillo. Anche Forza Italia attacca. Sull'assurda vicenda degli 80 euro, con 1.400.000 italiani che dovranno restituire il bonus, Renzi e Padoan hanno preso in giro il paese. Sempre in serata, il Premier segretario partecipa anche ad una manifestazione elettorale a supporto di Roberto Giachetti, che definisce una persona vera e non di plastica, grazie alla quale abbiamo approvato la nuova legge elettorale e anche quella sulle unioni civili. Infine ironizza sulla candidata grillina e dice «Raggi chi?» e a proposito dei 5 Stelle aggiunge «Ci sentiamo dire onestà, onestà» da persone che governano in 17 comuni su 8.000 e hanno tanti avvisi di garanzia. L'emergenza migranti con la rotta italiana che è tornata drammaticamente centrale, una soluzione ancora lontana mentre l'Italia si prepara a rispondere ai rilievi europei con un'attivazione di nuovi hotspot in Sicilia e Puglia. Altri 2 hotspot per l'identificazione di profughi e migranti in Sicilia, a Messina e a Mineo. Altre 6 strutture mobili da attivare in caso di sbarco e l'apertura di ulteriori centri di identificazione di secondo livello per ospitare le persone da rimpatriare. La risposta del Viminale ai rilievi richiesti dall'Europa sulle politiche dell'immigrazione e dell'accoglienza sta in un documento che ora attende l'avallo del ministro Alfano, firma attesa entro pochi giorni. In cambio Alfano intende tornare alla carica per coinvolgere più concretamente Bruxelles sul problema dei rimpatri e su quello dei ricollocamenti, ma anche sul fronte interno dovrà confrontarsi con gli amministratori locali, come il sindaco di Messina Renato Accorinti, che sulla base delle anticipazioni filtrate si è detto totalmente contrario alla creazione di un hotspot nella sua città. Nella bozza preparata dal capo della polizia Gabrielli e dal responsabile per l'immigrazione del Viminale Morcone si parla anche degli hotspot galleggianti sulle navi in mare, proposta che ha finora destato un certo scetticismo in ambito comunitario. Sul tema dell'accoglienza, nella giornata politica appena trascorsa, ha tenuto banco la polemica tra il segretario della CEI Galantino e il leader leghista Salvini. Accogliere tutti, in questo momento la quota di immigrati che l'Italia può accogliere è 0, ha detto Salvini. È stato inaugurato il tunnel del Gottardo, il più lungo d'Europa, ha richiesto 20 miliardi di euro e 17 anni di lavoro. Un simbolo dell'identità culturale europea che rafforza la libera circolazione delle persone e delle merci nell'Unione proprio quando per la crisi dei migranti è più messo in discussione. Così i leader europei presenti all'inaugurazione da Matteo Renzi a François Hollande ad Angela Merkel hanno sottolineato l'apertura del nuovo traforo del Gottardo. Si tratta ad oggi del tunnel più lungo al mondo, 57 chilometri, nel suo punto più profondo i treni sfrecciano a 2300 metri sottoterra. È il primo, lo ha percorso in circa 30 minuti. La galleria entrerà in funzione definitivamente a dicembre. L'obiettivo principale, infatti, oltre che velocizzare le comunicazioni, è trasferire su rotaia quanto più possibile il traffico su gomma che intasa la dorsale alpina tra il nord dell'Italia e il sud della Germania. Il costo complessivo finale sarà di oltre 20 miliardi di euro, 11 solo per la Svizzera che ci ha lavorato per ben 17 anni. Una volta concluso, il tunnel ferroviario nel suo asse di prolungamento collegherà il Mediterraneo e il porto di Genova, anche se le infrastrutture italiane saranno pronte solo nel 2020, a Rotterdam, il principale porto del Mare del Nord.
Una delle due scatole nere del volo Egyptair precipitato il 19 maggio scorso nelle acque del Mediterraneo con 66 persone a bordo è stata localizzata. A captarne il segnale è stata la nave da ricognizione idrografica della Marina francese. Per recuperarla servirà almeno una settimana. Le autorità egiziane che indagano sulle cause della sciagura al momento classificata come incidente non hanno ancora escluso l'attentato, ma proprio poco fa dalla Francia è arrivata la notizia che nelle 24 ore precedenti il disastro l'aereo fu costretto a 3 atterraggi di emergenza per anomalie tecniche riscontrate. È morto in ospedale a Palermo dopo un intervento chirurgico durato oltre 8 ore il maresciallo capo dei carabinieri ferito a Marsala martedì sera da un colpo d'arma da fuoco. Il sottufficiale Silvio Mirarchi, 53 anni, era stato colpito alla schiena mentre era appostato in Borghese assieme a un collega nei pressi di una serra utilizzata per la coltivazione di marijuana. Sconosciuti hanno sparato ripetutamente contro i due militari e un proiettile ha raggiunto il maresciallo alle spalle colpendo all'altezza del rene. Alla famiglia del maresciallo e all'arma dei carabinieri le condoglianze del Presidente della Repubblica Mattarella. Cambiamo argomento allo sport perché la nazionale di Antonio Conte è in attesa di partire per gli europei. Sta cercando soluzioni tecniche ma non tralascia l'aspetto passionale. Vuole insomma risvegliare l'interesse per l'azzurro che negli ultimi tempi negli italiani si era assopito un po'. Belli, eleganti e magari fortunati. I calciatori della nazionale sfoggiano un blu profondo per le divise ufficiali, che fa venire subito in mente il look dei mondiali 2006. E considerando l'epilogo, il CT Conte avrà incrociato le dita, perché un pizzico di scaramanzia non guasta mai. È cominciato così il primo giorno di raduno per i 23 fortunati che si sono guadagnati l'europeo. Con loro fino alla fine della settimana lavorano anche le riserve. Tutti insieme nel pomeriggio hanno dato vita a molte esercitazioni tecnico-tattiche, con il 3-5-2, tanto caro a Conte, messo alla prova da un altro modulo. Durante questo tipo di lavoro si è fermato Pelé a causa di una leggera distorsione al ginocchio. L'infortunio al centravanti della nazionale aveva creato l'immediato allarme. Al momento non c'è preoccupazione e non sono previsti accertamenti. Sotto la pioggia di Coverciano il copione è stato molto chiaro. Ricerca della profondità per attaccare velocemente gli spazi e cercare le conclusioni a rete. Un'Italia di gamba che sappia lottare per rendere orgogliosi i tifosi della nazionale. Questo è lo slogan del CT. Lunedì la prova generale a Verona contro la Finlandia. Bene, stasera contro la Finlandia è sceso in campo il Belgio, che sarà il primo avversario dell'Italia agli europei il 13 giugno a Lione. Ebbene, la nazionale belga ha praticamente condotto una gara a senso unico, mettendo alle corde la Finlandia, ma come spesso accade nel calcio sono stati proprio i finlandesi a passare in vantaggio grazie alla deviazione vincente di Hämäläinen. Poi grande pressione del Belgio alla ricerca del gol, che è arrivato solo a un minuto dalla fine. Gran tiro sulla traversa del Napoli Etano Dries Mertens con Lukaku pronto ad appoggiare in rete la palla dell'1-1. Bene, era davvero l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.